Siamo arrivati alla fine del nostro viaggio. Abbiamo costruito il teatrino, abbiamo costruito le marionette. Abbiamo preparato i costumi, le scenografie. Non ci resta che una cosa da fare. Non ci resta che andare in scena. Per dar vita e muovere i nostri personaggi, bisognerà afferrare il bastoncino in alto, prendere i fili e tirare per sollevare il braccio corrispondente. Per far ruotare la testa, giriamo semplicemente verso destra, verso sinistra il nostro bilancino o ci incliniamo verso il basso. Se vogliamo far camminare la marionetta, basterà far sfiorare i piedi del personaggio sul palcoscenico. La marionetta deve sempre guardare il personaggio a cui parla o verso la direzione verso cui si muove. Le nostre marionette possono fare movimenti differenti, tra cui anche saltellare come nel caso del grillo, oppure strisciare direttamente sul palcoscenico come la nostra lumaca, che entra dalla quinta. La quinta è il nostro prisma, quindi l'ingresso dei personaggi avviene sempre dalle quinte. Se poi vogliamo cambiare ambientazione alla storia, i personaggi devono uscire dalla quinta. Così possiamo passare alla sostituzione delle scene. L'ingrediente più importante è la vostra fantasia. E ricordatevi che nel teatro di marionette tutto è possibile. Quindi date sfogo alla vostra immaginazione per mettere in scena il vostro spettacolo. Alla prossima avventura!